Mazza che buono. Era buonissimo. Buonissimo. Il primo è impressionante. Mi è, ma pure il secondo. Però il primo era proprio più buono. Cioè buonissimo. Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Buon anno e felice anno nuovo. Siamo tornati per il quinto anno di fila nel posto che più ci rappresenta, a fare quello che ci riesce meglio. Una macchina sporca a mangiare dei panini, dei fast food. E che vuoi di più dalla vita? Apriamo quindi il nuovo anno, la nuova stagione di Junkfully con Burger King Svizzera, che ha fatto uscire due panini che sembrano veramente, veramente eccezionali. Stiamo parlando dei nuovi Swiss Selection. Solitamente aprivamo con i My Selection di McDonald's, quest'anno gli Swiss Selection di Burger King Svizzera. Come hai detto tu, premettono decisamente tanta tanta roba, quindi vedrete nel corso del video che panini saranno. Ma prima sto un po' ruggito perché non mi ricordo più come cazzo se fanno i video. Prima di iniziare, ragazzi, ricordatevi di supportare il canale iscrivendovi se non l'avete fatto. Dai che manca poco, dai che siamo quasi a 100.000, fateci iniziare l'anno in maniera migliore dell'anno scorso, no? Che non è che ci vuole tanto. Decisamente no, decisamente no. Vi ricordiamo anche, ragazzi, che siamo su Twitch a fare un sacco di live mangerecce, adesso anche con i videogames, tanta roba, quindi insomma, noi siamo su Twitch a tenervi compagnia. Sono d'accordo, direi di farla breve perché mi ispirano veramente, veramente tanto, secondo me saranno una bomba e quindi Burger King è tutto mondo. Arriviamo! Tu chiamami, dopo che sono impegnato perché è uscito il video nuovo, io tiro e doppia D. Amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Allora, amico mio, per questo primo video del 2021 abbiamo speso 33 franchi 80, tipo 33 euro per questi Swiss Selection che in maniera inaspettata hanno un packaging. Scusa l'entusiasmo. Comunque, mio caro collega, continui pure a parlare di questi panini. Mio caro collega che ha sempre criticato il packaging di Burger King. E oggi che ha da dire? Beh, direi che le critiche sono servite. Esatto, non bellissimo, ma è pur sempre un packaging. Non ci lamentiamo, sai la cosa che mi preoccupa? Cosa? Che comunque gli svizzeri non è che sono famosi per aver, diciamo, invaso con le loro idee gli altri paesi. Quindi chissà se dall'Italia impareranno qualcosa dalla Svizzera. Beh, sarebbe bello perché per quanto sono semplici comunque ti trasmette un po' l'idea di classe, no? Infatti è Swiss Selection. Questi due Swiss Selection sono uno con formaggio a Penzeller, sì, e l'altro con formaggio Groviera. Bello poi il packaging, ma vedo un problema perché sono irriconoscibili, perché sono uguali. No, no, vedi, questo sta a destra a Penzeller, questo sta a sinistra a Groviera. Ah, hai ragione, perché c'è il nome. Esatto. Burger King me l'hai fatta, eh? Poi 100% carne svizzera, cipolle caramellate, rucola e quei cazzo dei pomodoroni a fettone, il meme che da 5 anni ormai vi accompagna nella vostra vita. Non c'è di che. Da quale vuoi cominciare? Io direi la Penzeller. Vai, a Penzeller sì, allora. Famoso per? Per la Penzello, perché è famoso? Perché è Appe ma pure Zeller. Non okay, lo so perché è famoso. Forse è un formaggio tipico svizzero. Forse perché è stato sviluppato da iOS. È un'app Penzeller. Ma questo 2021 parte con i botti. Vediamo. Non solo la confezioncina fatta a modo, ma c'è anche l'incarto che fa veramente figo. Che c'è scritto sull'incarto? L'incarto c'è scritto al contrario: Le Mille de Gou Swiss. Perfetto, facciamolo vedere. Ma questo c'è pure il bacon. Eh sì, eccolo qui. Ui, guarda che cipollina caramellata. Come in disperato, già ho fatto cascare. Benissimo. Beh, non è male, eh? No, non è Mario per nulla, è veramente carico a dovere. Brioche bun, niente Mario. Due belle fette da Penzeller, un po' di rucola, perché giustamente Burger King ti ricorda sempre che non è che gli stai così simpatico. Esatto. E poi quei cazzo dei pomodoroni a fettone. Per confermare la tesi. Mi assisti in questa prima tagliatura di panino dell'anno? E la nuova stagione inizia così. Tra l'altro c'ho una fame che mi sto a morire, mi ha dato il pezzo più grande. Perché ti voglio bene. Perché poi dicono, vedi, gli dai il pezzo più grande. Vedi un po' che mo, dai. Questa è amicizia. Tu l'avresti, me l'avresti dato, vero? Assolutamente. Mangiamo. Mangiamo, cheers. Accidenti, ragazzi. Ma la migliore se è affumicata.
C'è qualcosa. Da dove viene questo delizioso aroma di affumicato? Non lo so, ma mi piace un casino. Mamma mia. Assaggiato il formaggio da solo. Tra l'altro è una bella stecca, eh. Dolcino. Che buono, cazzo. Sai, mi piace una È buonissimo. Una sai forse cos'è questa sinfonia particolare che le nostre papille gustative stanno sentendo? Tutta questa armonia di sapori che è anche dovuta al bun che è pieno di burro. Potrebbe essere anche quello, perché è molto tendente al dolce il panino, ma non stucchevole. Cioè era proprio buono. Madonna. Senza dubbio uno dei panini da fast food più buono che abbia mai mangiato. Sì. Incredibile, amici. Allora, sono d'accordo, è veramente impressionante, perché era bellissimo da vedere. Non mi aspettavo però sarebbe stato così buono. Tendente un po' al dolcino. Secondo me era strabilanciato, però era, era tendente, ma non in modo eccessivo. Io me ne sarei mangiato un intero e pure un altro, sinceramente. Sono d'accordo. Poi se due belle stecche da Penzeller c'è stavano dei Cristo. Veramente buono, guarda. Magari esagererò col mio voto perché è alto. Pure il però, mio. Però è il primo video dell'anno, magari anche quello. Il primo panino dell'anno è pure quello. E poi mi sei mancato. Questa questa, no, questa armonia. Abbiamo passato dunque le feste insieme, ma c'erano tante persone in più. Quindi forse è quello. Però per me questo è un panino. Aspetta, diciamolo insieme. Ok. 1, 2, 3, 9. Senza tagli, così vedete tutto in diretta, eh? Che bello, Edo. E tanto c'erano i complottisti, tipo, la terra è piatta, fermi tutti, c'è una nuova, un nuovo complotto. Hanno dato lo stesso voto. Ciao, complottisti! Comunque, che buono, cazzo. Mi è piaciuto da morire. Mi è piaciuto da morire, me ne mangerei un'altra ora. Subito. E infatti... Andiamo avanti con la versione groviera. Io non sono un grandissimo fan della groviera, però mi dà... da ben sperare. Diciamo che quelli che abbiamo provato fino adesso di groviere sono molto più forti della Penzeller. Sono solitamente hanno un sapore molto più deciso e particolare. Qua dice Schweizer Geschmack von seiner besten Seite. Sembra un po' più scarno dell'altro. Che gli manca? Apri? No, va bene prima. No, ah, sti cazzi. Sti cazzi di loro. Non c'è pomodoro, non c'è pomodoro, non c'è pomodoro. Ah. Non c'è là, c'è due belle fette di gruviera. C'è sempre una salsa. Secondo me sembra tipo mostarda. Sì, vero? Sembrerebbe sembrano mostarda. Semi di mostarda. Anche sotto, infatti. Falla vedere. Giallina, guardate un po'. Sì, sì, questa è mostardata. Allora, due belle fette di gruviera, un patty di carne, dell'insalata e sopra. Rucola. Ma anche sotto della salsa che parrebbe mostarda o senape, non so. Falla vedere com'è giallina. Voglio vedere quanto è giallina. Faccio vedere quanto è giallina. Vai. Ciao, sono un panino. Benissimo. Non si gioca col cibo. Esatto. Non c'è scritto che salsa è, scusa. No, non c'è scritto sul sito. Non ci sono notizie. Sono vaghi e misteriosi questi di Burger King. Da una mano. Sì, Madonna, c'è un campo di rucola. Che ne sai tu di un campo di rucola? Prenditi quello più grande, dai. Sì, stavolta mi tocca. Sì. Qual è quello più grande? Credo. In realtà sono praticamente uguali, quindi. No, davvero questo è più piccolo. Vai. Pronto? Pronto. Cheers. Ma questo ce l'hai cipolline che... Madonna, che buone! Cosa? Una cipollina? Sì, mi sta leccandito, c'è una cipolla, è buonissima. Te vuoi pulire prima che fai cacà? Mai fare cacà ugualmente, anche dopo che mi pulisco. Anzi, passami un po' qualcosa per non sporcarla. Un rotolo di carta assorbente, perché sì, ragazzi! Non c'abbiamo lo sponsor. Aspetta, metto il tuo maglione sotto, ecco, pronto. Guarda, sono buonissime le cipolline. Cheers! Cheers. È molto buono. Molto buono anche questo. Madonna, ti arriva subito il dolce della cipolletta. Poi un po' di acidulità da parte della salsa, no? Della mostarda. Senti anche questo groviera che non è particolarmente forte, però lo senti un pochetto più piuttosto della Penzeller che abbiamo provato prima. Sì, questa è un po' più ignorante però, eh? Che poi per dirti, sulla Penzeller non siamo ancora degli esperti, perché non è che l'abbiamo mangiato così più sugli spesso. Appennini. Sì, sull'Appennino centro-meridionale soprattutto. La groviera l'abbiamo già mangiata più spesso. Anche se non è un formaggio che ci fa impazzire, diciamo. Ma in questo momento sta molto bene. Anche questo è molto bilanciato. Più ignorante questo, eh? Questo è piuttosto. Cioè, però non è questo un sapore. È bello strong. Infatti l'altro mi piace di più perché è più figo. Sì, sì. Questo è proprio ignorantone. Ignorante, ma... di classe, credo. Esatto. Sai chi è? È tipo quel lord inglese, no? Che tipo sta lì che è un figlio di puttana. Però comunque è un lord, quindi c'ha classe, capito? Oh, guarda i poveri, wow, adesso li faccio mangiare dai ratti. Esatto. Questo è
tosto, proprio tosto come sì. Personalità però, eh. C'è proprio un carattere deciso. Esatto. Un po' come noi. Decisamente. Quindi tu saresti questo panino, io so quell'altro più piacione, più coccoloso. Esatto. Io so piacione però. Tu sei piacione, io sono coccoloso. Vero. E questo com'è? Scrivete nei commenti chi è piacione e chi è coccoloso, ragazzi. Secondo me questi panini insieme sono perfetti, veramente studiati perfettamente, perché sono le due facce della stessa medaglia. Comunque ben studiati, gusti de Cristo, bilanciatissimi. Ma decisi. Uno, capito, uno è più deciso, l'altro invece tende più al dolce. Quindi veramente si compensano. Che buoni, senza contare in un pane brioche da paura. Sbaglio, comunque il pan brioche sta prendendo un po' il sopravvento ovviamente. Svizzera. In Svizzera. State attenti, amici svizzeri, che il pan brioche è un attimo che diventa un altro cantone. Il canton brioche. Io ci andrei a vivere. Me l'immagino se arriva tipo Homer quando sogna nel paese del cioccolato, che c'era tutto di cioccolato, lì invece c'è tutto del brioche. Non sarebbe male. Così, d'amblè, 8 e mezzo. Mezzo voto de meno. Pienamente d'accordo con te, 8 e mezzo anche per me, perché era molto, molto buono, molto bilanciato. Però, a mio parere, leggermente meno buono dell'altro. Impressionanti, te dico la verità. Siamo partiti evidente col botto, grazie Burger King Svizzera per aver fatto dei panini di così pregevole fattura. Sarà un onore chiudere Gianfuli con questo video, vero? È vero. O dobbiamo andare avanti per tutto l'anno? Ma per tutto l'anno non lo so. 6 mesetti? Facciamo così, uno alla volta, facciamo un video alla volta. Li teniamo sulle spine e vediamo dove. Allora, dove dopo questo video ne facciamo un altro. Che in realtà l'abbiamo già girati, quindi sì. Ci sono già dei video che andranno settimane successive che sono già girati, quelli di Tua Fama di Ticino. Però se non vi iscrivete non li mettiamo. Ah, bravo! Ormai stiamo a prova tutte. Sì. Dai che manca poco, cazzo! A che? Ai 100.000. Ah, io ormai ho lasciato ogni speranza lasciata andare, capito? Ma quest'anno è così, la prendiamo proprio come 5 anni fa. La vogliamo vivere con più balalla. Pensa bene, in maniera balalla, come diciamo noi. Come diciamo noi, perché adesso su Twitch ci mettiamo pure a giocare e non ce ne frega un cazzo di quanta gente c'è. Esatto. E quindi Valhalla, come Assassin's Creed Valhalla a cui stiamo giocando. Quindi quest'anno è Valhalla. O Valhalla o la spacca. Chiudiamo qua, amico mio. Chiudiamo qua. Direi che Dokiro doppiate tutto. Ci vediamo al prossimo Valhalla. Ciao. Bravo, sei arrivato alla fine del video. Quindi che fai? Vuoi chiudere? T'azzardà? Guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vedi un altro video.